Gentili amici telespettatori, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura del TG8 parliamo di lavoro e di crisi occupazionale, nuovo capitolo nell'annosa vertenza dei lavoratori dell'Onfesa che da stamattina hanno deciso di occupare la sede del comune di Trepuzzi e di sostare in segno di protesta all'interno dell'aula giunta finché istituzioni, politica e Trenitalia non daranno risposte concrete circa il proprio futuro. Ma seguiamo i particolari nel nostro primo servizio. Nuovo capitolo nell'annosa vertenza dei lavoratori dell'Onfesa di Trepuzzi che hanno deciso dopo un'assemblea che si è svolta nella tarda serata di ieri di occupare dalle 9 di questa mattina la sede del comune di Trepuzzi e di sostare in segno di protesta all'interno dell'aula giunta. I lavoratori, che sono sostenuti dalle sigle sindacali FIOM CGL, FIM CISL e UILM, continueranno la loro protesta finché istituzioni, politiche e Trenitalia non daranno risposte concrete circa il proprio futuro. Abbiamo chiesto l'intervento del sindaco affinché venga contattato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, perché i lavoratori vogliono delle risposte dalle istituzioni che finora, diciamo, si sono date un po' latitanti, perché sono venuti in molti qui a fare promesse, però ad oggi una situazione è bloccata da 3 anni e non si riesce a capire, insomma, dove sta l'intoppo. In questo settore, il settore ferroviario, è un settore del metalmeccanico che non è in crisi, è un settore anzi che potrebbe essere volano di sviluppo per questo territorio. Quindi vorremmo capire, vorremmo fortemente un intervento da parte delle istituzioni affinché si trovino delle soluzioni per questi lavoratori e per questo tipo di produzioni. Nello specifico, le richieste che avanzate quali sono? Noi vorremmo innanzitutto cercare di trovare un sostegno al reddito per questi lavoratori, dopodiché, siccome l'azienda Onfesa ha chiuso con delle commesse in essere da parte di Trenitalia, vorremmo l'impegno istituzionale, politico-istituzionale, affinché si riesca a individuare con un'operazione di scouting un altro imprenditore disposto a rilevare l'attività di Onfesa e a lavorare commesse per Trenitalia. Se non dovessero giungere delle garanzie, la protesta andrà avanti, cosa avete in mente? La protesta andrà avanti perché questi lavoratori ormai stanchi vogliono risposte, risposte certe, anche perché molti di loro, ripeto, poiché hanno finito gli ammortizzatori sociali già da un anno, una parte li finirà alla fine del mese di febbraio, sono al limite dell'esasperazione. Sono delle persone che cercano il lavoro, vogliono lavorare, vogliono ritrovare la propria dignità di lavoratori. E intanto gli stessi lavoratori dell'Onfesa di Trepuzzi si sono successivamente diretti nella stazione ferroviaria della cittadina a nord del capoluogo per presidiare anche quella zona e continuare la loro ferma protesta. Come detto nel nostro servizio, questa mattina alle 9 presso la sede del comune di Trepuzzi, così continueranno fino a che le loro istanze non avranno risposte credibili e certe da parte delle istituzioni, del mondo della politica locale e nazionale e di Trenitalia. Inoltre una delegazione dei lavoratori in stato di agitazione si è spostata su Lecce per incontrare il prefetto Palomba. Anche da lui si attendono risposte che possano sbloccare lo stallo in corso. Continuano senza sosta le ricerche al largo del Capo di Leuca per accertare la presenza di eventuali dispersi dopo lo sbarco di 42 migranti di origine somala avvenuto la notte tra il 10 e l'11 gennaio, in cui è stato trovato senza vita il corpo di una giovane donna. Delle 42 persone a bordo del gommone, 36 sono state rintracciate, una donna, come dicevamo, è morta, 4 sono fuggite dopo lo sbarco ed un'altra sarebbe dispersa. Contraddittorie e confuse le testimonianze dei sopravvissuti. Sarà difficile in ogni caso risalire alla persona o alle persone che erano alla guida del natante. Aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Per tutta la notte, in un raggio di 40 miglia tra Felloniche e Castro, hanno operato mezzi della Capitaneria di Porto. Da questa mattina sono all'opera nuovamente Carabinieri e Vigili del Fuoco del nucleo sommozzatori di Bari. Intanto, nelle prossime ore, il PM Maria Rosaria Micucci disporrà l'autopsia sul corpo della vittima. Lasciamo per il momento la cronaca e parliamo dell'inchiesta Xylella, faccia a faccia tra il presidente Emiliano e il procuratore Motta.
il governatore aveva chiesto di essere ascoltato in qualità di persona offesa dei reati contestati ai 10 indagati, tra i quali l'ex commissario Giuseppe Silletti. Vediamo il servizio. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato ascoltato come persona offesa per un paio d'ore dal procuratore di Lecce, Cataldo Motta, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Xylella e sulla diffusione del batterio. All'uscita Emiliano non ha rilasciato dichiarazioni. Era stato lo stesso Emiliano nei giorni scorsi a chiedere l'audizione come test in qualità di persona offesa dei reati contestati ai 10 indagati, tra cui l'ex commissario straordinario Giuseppe Silletti. L'incontro è iniziato ieri alle 18.30 e si è concluso intorno alle 21. Le dichiarazioni rese da Emiliano sono state messe a verbale, ma sul contenuto vige il massimo riserbo richiesto espressamente da Motta. Emiliano era accompagnato dal capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, dall'assessore all'agricoltura Leo Di Gioia e dal dirigente regionale del settore Gianluca Nardoni. La richiesta di venire ascoltato dagli inquirenti era stata avanzata dal governatore subito dopo l'esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla magistratura salentina sugli ulivi destinatari dell'ordine di abbattimento nell'ambito del piano straordinario sul contenimento della diffusione del batterio. L'inchiesta è coordinata dai sostituti Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci. Tra i temi affrontati durante l'incontro anche il caso della coincidenza tra il cantiere che dovrà avviare TAP per la costruzione del gasdotto a Melendugno e le particelle sulle quali alcune aziende agricole hanno denunciato di aver subito danni da Xylella, tanto da richiedere il risarcimento danni. La multinazionale del gas ha escluso però la presenza del batterio sui primi 231 ulivi da sradicare attraverso proprie analisi commissionate all'Istituto Caramia di Locorotondo, lo stesso finito nella bufera giudiziaria. Via Capruzzi dovrà esprimersi a breve sull'ok all'espianto, ma si dovrà tener conto delle contestazioni avanzate dal comune di Melendugno e dal comitato NOTAP riguardo le procedure di rilevamento di Xylella adottate dalla società. Ora bisognerà capire quale strategia verrà intrapresa nei prossimi giorni per affrontare il disseccamento degli ulivi, tenendo conto che gli alberi non potranno essere sradicati secondo quanto disposto dalla magistratura. Torniamo alla cronaca. Sono ancora gravi le condizioni di Gabriele Albanese, ventenne di San Donato, rimasto ferito nella tarda serata di ieri in un incidente stradale sulla Lecce Maglie. Il giovane, mentre viaggiava all'altezza dello svincolo per Galugnano, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della sua Seat Ibiza andando a schiantarsi contro il guardrail. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Cavallino. Trasportato al Vito Fazzi, il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Valentina Piccinonno, 32enne di Lecce, deve rispondere di omicidio volontario di un anziano di Monteroni che la donna accusava di aver tentato di violentarla. Le indagini hanno invece dimostrato che si trattava di una rapina. I dettagli nel servizio. Vediamo. Il 28 giugno dello scorso anno Valentina Piccinonno, 32 anni di Lecce, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, uccise il 73enne di Monteroni Salvatore Maggi. Al momento del delitto la donna fu arrestata per evasione ed indagata per l'omicidio volontario perché commesso per commettere una rapina. La donna percosse ripetutamente la vittima con pugni e calci e lo colpì poi con un oggetto contundente in varie parti del corpo, ingaggiando con lui una colluttazione durante la quale quest'ultimo batté ripetutamente la testa sul terreno. La Piccinonno era poi riuscita ad impossessarsi di diversi oggetti d'oro indossati dal Maggi e del suo portafogli che conteneva i documenti. L'indagine prese il via quando la donna, dopo l'omicidio, fu controllata casualmente da una volante nella zona 167 di Lecce mentre era a bordo di una Fiat Panda di proprietà proprio del Maggi, con la quale poco prima aveva causato un incidente stradale in piazzale Rudie. Sottoposta ad una perquisizione personale, le furono rinvenuti nel reggiseno gli oggetti preziosi della vittima, che dichiarò di aver ricevuto un regalo in cambio di una prestazione sessuale. Nell'autovettura furono anche ritrovati alcuni indumenti intrisi di sangue. Durante l'interrogatorio la Piccinonno dichiarò di essersi allontanata da casa dopo un litigio con la madre e che dopo aver fatto un lungo tratto di strada a piedi per raggiungere l'abitazione di un suo parente sarebbe stata avvicinata da un uomo anziano che era la guida proprio della Fiat Panda grigia e che le avrebbe offerto un passaggio invitandola anche a consumare una bevanda.
Le indagini hanno riscontrato l'effettivo svolgimento di tale dinamica all'interno di un bar che si trova sulla Monteroni Arnesano. Subito dopo, l'uomo avrebbe imboccato una strada in campagna, iniziando a palpeggiarla e metterle nel reggiseno gli oggetti in oro. Giunti in un appezzamento di terreno, la vittima avrebbe poi tentato di violentarla e lei avrebbe reagito per difendersi. Quindi lo avrebbe lasciato in terra sanguinante, mettendosi alla guida dell'auto, cambiando gli indumenti intrisi di sangue. Le testimonianze raccolte e i risultati delle indagini avviate dalla squadra mobile hanno smentito le dichiarazioni della PC Nonno, configurando invece il reato ben più grave di omicidio volontario per commettere la rapina. Identificato anche un uomo che era con la PC Nonno quando provocò l'incidente. Anche questi ha ricostruito la vicenda in maniera dissimile rispetto alla versione fornita dalla donna, specificando di aver accettato una richiesta di aiuto di lei che aveva incontrato vicino alla stazione ferroviaria di Lecce e che gli aveva confidato di aver subito un tentativo di violenza carnale. Al ragazzo sarebbe stato chiesto di accompagnarla a Monteroni per verificare le condizioni dell'uomo che le avrebbe colpito proprio per difendersi. Entrato in macchina, avrebbe però notato gli indumenti sporchi di sangue, spaventandosi e decidendo così di non farsi coinvolgere in quella vicenda. Le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero hanno evidenziato come il Maggi sia morto a causa delle lesioni legate ad una o più cadute al suolo subite nel corso di una colluttazione. La custodia cautelare disposta dal GIP Maritati è stata notificata presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, dove la donna si trovava già reclusa per estorsione e lesioni personali commesse ai danni della madre qualche giorno dopo la scarcerazione per evasione. Dopo la delusione d'amore, ha distrutto e incendiato l'auto dell'uomo con cui aveva avuto una relazione. È stata però individuata grazie alle telecamere di sorveglianza e denunciata a piede libero. Si tratta di una 37enne di Mesagne, in provincia di Brindisi. Il proprietario della vettura, una Fiat Grande Punto, è un imprenditore agricolo, anch'egli mesagnese di 48 anni. A quanto appurato dagli agenti del commissariato, l'uomo aveva lasciato per un periodo la sua famiglia per andare a vivere con la donna, salvo poi ripensarci e tornare a casa. La 37enne ha utilizzato una copia delle chiavi per prelevare l'auto e portarle in campagna. Così ha cominciato a colpire la vettura con una zappa e poi l'ha incendiata. Alla fine ha confessato tutto al suo legale. E dal Brindisino ci spostiamo a Bari. I finanzieri del gruppo del capoluogo pugliese, in collaborazione con i funzionari della locale agenzia delle dogane e dei monopoli, durante i minuziosi controlli ai passeggeri in arrivo nell'aeroporto di Bari, hanno sottoposto a ispezione un 32enne cittadino italiano residente in provincia di Bari, appena sbarcato da un volo proveniente dal Venezuela. Il controllo ha permesso di rinvenire ben 27 confezioni di medicinali occultate nei bagagli al seguito. I farmaci erano trasportati senza le prescritte autorizzazioni sanitarie e rientrano nella categoria di quelli usati illecitamente nelle attività sportive, in quanto hanno degli elevati effetti dopanti. Il Corriere è stato segnalato all'autorità giudiziaria per traffico di sostanze anabolizzanti, mentre le confezioni di medicinali dopanti sono state sottoposte a sequestro. Cambiamo argomento. L'associazione Filippo e Panaru di Lecce organizza la seconda edizione del premio Filippo Fasanelli con il concorso nazionale di poesia in lingua italiana e in dialetto salentino sul tema Amore, luce nella vita. La premiazione, come sempre, si avverrà nel contesto di una manifestazione di beneficenza il 9 aprile al Teatro Paesiello di Lecce. Ai nostri microfoni la presidente dell'associazione e ideatrice dell'evento, Gisella Centonze. Vediamo. Il concorso di quest'anno è strutturato come quello dell'anno scorso, con tre sezioni. La prima under 19, quindi diciamo più che altro orientato alle scuole in lingua italiana. C'è la seconda sezione over 19, under 99, sempre in lingua italiana, e la terza in dialetto salentino, rivolto a tutte le fasce di età. E cambia il tema. L'anno scorso era la vita e quest'anno amore, luce nella vita. Bene, e allora ricordiamo le finalità dell'evento, quali sono?
Organizzo questi eventi sempre per mantenere vivo il ricordo di mio figlio Filippo Fasanelli e nello stesso tempo promuovo raccolte fondi destinandole a chi ha bisogno. Mantenere vivo il ricordo vuol dire anche sentirmelo vicino, presente, è come parlare con lui. E quindi si fa tutto per lui, è come se io continuassi a prendermi cura di Filippo. Aveva solo 19 anni, lo ricordiamo, strappata la vita da un male incurabile. Certo, lui ha lottato davvero guerriero e poi alla fine non ce l'ha fatta, però è stata un'immagine di riferimento per tanti, nelle scuole, tra gli amici, in famiglia. Torniamo a parlare di questa iniziativa, rivolgiamo l'invito a quanti volessero partecipare al concorso. Allora, cosa devono fare? Intanto devono scaricare il bando di concorso sull'indirizzo info@filippoeppanaro.it oppure lo possono trovare su concorsi letterari o mandando una mail a associazionefilippoeppanaro@gmail.com. Quindi il primo passo da fare è scaricare il bando. Possono partecipare tutti, perché noi nella scorsa edizione abbiamo avuto degli elaborati molto importanti che non erano soltanto opera di poeti affermati, ma anche di persone che hanno voluto mandare una poesia giusto per partecipare all'iniziativa e poi alla fine sono state premiate. La premiazione confluirà in una manifestazione di beneficenza il 9 aprile al Teatro Paesiello. Sì, il 9 aprile al Teatro Paesiello organizzeremo una serata di prestigio dove si esibiranno degli artisti completamente gratuitamente e nello stesso tempo inseriremo la premiazione dando a chi di competenza il primo, secondo, terzo premio. Il primo premio è in denaro più una targa, al secondo e al terzo premio andrà la targa. Tutto il ricavato, lo ricordiamo, andrà in beneficenza. La serata, sì, tutto il ricavato della serata andrà interamente in beneficenza. E dopo il successo registrato lo scorso anno ripartono a Lecce i laboratori Family Life di educazione all'affettività e alla genitorialità. I laboratori promossi dagli assessorati alle politiche della famiglia e alla pubblica istruzione si svolgeranno in 6 incontri aperti a singoli, coppie e genitori con figli frequentanti gli asili nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado o comunque interessati all'argomento. Gli incontri, guidati da un esperto animatore, non prevedono lezioni frontali, ma sono strutturati come spazio d'ascolto e relazioni interpersonali, dove si lavora insieme attraverso il confronto di esperienze, la messa in comune di conoscenze, difficoltà, problemi, per verificarsi e aprirsi al cambiamento, luogo di narrazione, di apprendimento esperienziale, di ricerca e scoperta di un nuovo modo di relazionarsi, utilizzando le modalità proprie del laboratorio autobiografico. La partecipazione ai laboratori è gratuita. Gli incontri si terranno presso il centro sociale di Via Matera a Lecce. Apriamo adesso la pagina dedicata al calcio, parliamo del Lecce. Il pareggio della capolista casertana nel derby di Pagani per 2-2 aumenta il rammarico nell'ambiente leccese per il deludente 1-1 ottenuto col fanalino di coda Lupa Castelli Romani. Vediamo. Il pareggio della capolista casertana, registrato ieri sera nel posticipo di Lega Pro dopo il derby di Pagani terminato per 2-2, aumenta il rammarico nell'ambiente leccese per il deludente 1-1 ottenuto domenica scorsa contro il fanalino di coda Lupa Castelli Romani. Il mancato successo di capitan Romeo Papini e dei suoi compagni lascia la compagine giallorossa dunque con un ulteriore amaro in bocca per l'ennesima occasione della stagione non sfruttata e che poteva valere il recupero di 2 punti non solo sulla formazione che guida il girone C del raggruppamento meridionale, ma anche nei confronti del Foggia, attualmente al secondo posto in graduatoria, fermato anch'esso sul pareggio nello scorso turno di campionato.
Lecce insomma artefice nel bene e nel male del proprio destino, ma ancora incapace di capitalizzare le favorevoli opportunità che gli avversari porgono, sia pur sporadicamente, su un piatto d'argento. La preparazione della formazione salentina prosegue comunque in vista della prima giornata del girone di ritorno, che vedrà gli uomini di mister Piero Braglia opposti alla Fidelis Andria, che nel match d'andata si imposero per 3-1 allo stadio di Via del Mare. Da valutare ci sono le condizioni dell'attaccante Sasaka Turano, andata a segno allo stadio Scopigno e subito dopo infortunato si è costretto a uscire dal terreno di gioco. Per lui si teme una stiratura che significherebbe perderlo per diverse settimane. Lo staff medico leccese sottoporrà l'ex punta dell'Ascoli agli esami di rito per stilare una diagnosi più precisa e capire di che tipo di infortunio si tratti. Certo invece il rientro del sudamericano Juan Surraco, che ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. E stasera, vi ricordiamo, andrà in onda una nuova puntata dell'Eccezionale TV, edizione del martedì, a partire dalle ore 21 sulle frequenze di Canale 8 e anche in streaming. In trasmissione si parlerà soprattutto del deludente pareggio del Lecce per 1-1 sul campo della Lupa Castelli Romani, grazie alla prima rete in giallorosso di Sasà Caturano. Ospiti in studio ci saranno il noto opinionista Gavino Corradduzza, collaboratore dell'Eccezionale Salento, e il tifoso Giovanni Manzo. Spazio anche ai tifosi, che potranno intervenire in diretta telefonando oppure inviando un messaggio sulle pagine dei social dell'Eccezionale per partecipare all'estrazione dei premi messi in palio dagli sponsor della trasmissione. E vi ricordiamo che al termine di questa edizione del telegiornale vi proporremo l'intervista integrale a Michele Cortese, giovane artista salentino doc diventato una grande star in America Latina dopo il trionfo al prestigioso festival di Viña del Mar in Cile. Michele Cortese si racconta ai nostri microfoni dagli esordi con il gruppo vocale degli Aran Quartet, vincitori della prima edizione di X Factor su Rai 2, all'incontro con Franco Simone, suo produttore discografico e noto artista. Io intanto mi fermo qui, vi ringrazio per la gentile attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata con i programmi di Canale 8. Arrivederci.